voce abbiamo la possibilità di non muovere particolarmente la malato grave, perché già in pronto soccorso riusciamo a fare una prima valutazione ecografica. Negli ospedali della Campania non è che manchino presidi da centinaia di migliaia di euro, manca l'essenziale. Una volta. Col taglio volontario degli stipendi di noi 7 consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, fino ad aprile scorso abbiamo messo da parte oltre 428.000 euro. Di questi soldi, 33.000 euro li abbiamo utilizzati per acquistare un ecografo e due concentratori di ossigeno che oggi consegniamo ufficialmente al pronto soccorso dell'Oreto Mare. Oggi abbiamo la possibilità di non muovere particolarmente la malato grave, perché già in pronto soccorso riusciamo a fare una prima valutazione ecografica. Negli ospedali della Campania non è che manchino presidi da centinaia di migliaia di euro, manca l'essenziale. De Luca invece spende 2 milioni di euro in più all'anno per alzare gli stipendi dei manager della sanità invece di investirli in assistenza. Ecco, questo è l'esempio concreto delle cose che non dovevamo promettere, non dovevamo dirle, ma le abbiamo fatte concretamente. Questi gesti non bastano per garantire una sanità pubblica. Nella maniera più assoluta non bastano, ma hanno una valenza esemplare. Con piacere quindi abbiamo accettato quindi questa donna, che fa sì che noi possiamo migliorare l'assistenza, perché le risorse che dovremmo destinare a questa attività possiamo destinarle ad altre. Non è una questione di risparmio, ma una questione di economia delle risorse e poter destinare ad altre attività. I fondi bastano? I fondi bastano, certo che bastano i fondi, assolutamente. Però non avevate prima questo... Ma non avevamo, perché il problema non è soltanto una questione di fondi, a volte le difficoltà di acquisizione di risorse sono legate alle lungaggini che ci sono nelle procedure di acquisto. Non mi lanciate la bomba, grazie.